Creato per sostituire la seta nelle calze, il nylon sta vittoriosamente conquistando i più diversi settori dell'abbigliamento femminile. Tessuto quanto mai versatile, si presta ottimamente a trasformarsi in pelliccia di leopardo, con sommo vantaggio economico di mariti e fidanzati, e gaudio del leopardo, che la pelliccia preferisce tenersela per sé. A dimostrare le qualità di questa stoffa nata negli alambicchi chimici, 90 industriali del nylon hanno organizzato a Londra un défilé di modelli tutti naturalmente in nylon. Particolare successo per questa creazione, successo che solo i maligni potrebbero pensare dovuto all'indossatrice. E per finire, come al solito, i soliti abiti da sposa. Nylon o no, per la moda come per le donne, l'obiettivo ultimo è la marcia nuziale. Niente nylon, ma tessuti più tradizionali a quest'altro défilé londinese, al quale hanno assistito la regina madre e la principessa Margaret. Pomeriggio di grande risonanza mondana, che sulla passerella sfilano le modelle e le creazioni delle più illustri firme dell'eleganza britannica. Dopo gli abiti meno impegnativi, è la volta di quelli da sera. Autentico banco di prova per i sarti di fama. L'intervento degli augusti personaggi ha conferito a tutta la manifestazione un tono di sobria austerità. Le modelle, più che presentare novità, sembravano si accingessero a varcare la soglia del palazzo reale. E non è mancato, a conclusione, un ineccepibile inchino di corte.